Pensa al futuro. Non rinunciare ad un sano sorriso. Studio odontoiatrico dottor Roberto Vallone, in via Mengoli 31, Bologna. Telefono 051 34 72 69. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Guerrieri. Il nostro ospite è il maestro Maurizio Tangerini, che ha organizzato questa bellissima mostra dei suoi allievi. E una domanda che ho fatto a tutti: se loro sono bravi perché hanno un bravo maestro o se sono bravi per le loro attitudini? Direi che le due cose possono combinarsi insieme sicuramente. Sicuramente c'è del mio, ma c'è molto del loro, perché sennò questi lavori, queste cose fatte così non sarebbero mai venute fuori, non sarebbero riuscite. Chiaramente io la strada gliela insegno e spero di insegnargliela per bene, però direi che ho comunque dei bravi ragazzi e della gente che crede assolutamente in quello che fa, che è la cosa fondamentale. È un impegno forte il tuo, perché avere tanti allievi. E dove insegni particolarmente? Beh, io insegno soprattutto al dopolavoro ferroviario in Sebastiano Serio. Sono cresciuto in quell'ambiente da quando avevo 27-28 anni e mi sono trovato bene. Da lì ho seguito la mia strada e sono andato in accademia, dove mi sono diplomato. Però l'ambiente è quello che mi ha aiutato, soprattutto perché ho trovato della gente in gamba che amava questo tipo di lavoro, anche, diciamo, erano appassionati d'arte. Io avevo già alcune predisposizioni mie, ma però mi hanno dato forza, mi hanno dato coraggio, hanno creduto in me e quindi sono rimasto e ho proseguito e ho fatto dei corsi più avanti, perché piano piano la gente me lo richiedeva, vedeva che riuscivo ad esprimermi bene, si riusciva a capire bene ciò che volevo dare e la gente è rimasta contenta e quindi abbiamo proseguito. Infatti una delle situazioni più interessanti, che ho parlato con tanti tuoi allievi e sono tutte entusiaste. Dico, come? Lui, con una persona seria, quasi severa, invece è molto apprezzato. No, non sono così severo. All'inizio forse un po', perché avevo un po' di timore, non sapevo come approcciarmi benissimo con la gente. Però siccome sono abbastanza simpatico, ecco, diciamo, socializzo bene, così la gente è stata più invogliata e insomma si trovano bene, perché infine i miei corsi sono anche dei bei gruppi dove la gente si ritrova, ci scambiamo delle idee, ci scambiamo tante cose, quindi è importante. E così siamo andati avanti e sì. Sono contento di quello che ho fatto. E comunque... Senti, io invece voglio farti una domanda anche un personale. Noi ci conosciamo da tantissimi anni. Sì, devo dire infatti che quando ero ancora ragazzo la prima mostra, nella prima galleria l'ho fatta qua e venivo dall'accademia. E... Noi abbiamo ancora il catalogo. Sì, è vero. E mi sono trovato veramente subito molto bene. Ho conosciuto voi, che siete delle persone molto serie, e mi sono approcciato subito bene col lavoro. Ma quello che adesso, indipendente da noi, quello che tu stai facendo delle mostre anche interessanti, non solo a Bologna, fuori, sì. Il tuo programma per il futuro? Beh, vorrei continuare con lo studio sulle città, lo sviluppo del metropolitano, la nostra vita quotidiana, però sto cercando anche delle tecniche nuove, perché ormai ho affrontato di tutto, tra acrilico, tela, olio su tela. Sto facendo delle cose con gli inchiostri e gli acquerelli, che è una cosa nuova che mi interessa, che è una cosa più difficile, perché li faccio sulla tela e comunque affronto sempre delle situazioni architettoniche. È un impegno piuttosto serio, allora il tuo, cioè serio come artista, voglio parlare. Sì, sì, no. Io mi impegno sempre con tutto me stesso, non è che non mi tiro mai indietro, anche se il lavoro è comunque difficile, perché sono cose abbastanza complicate. Io infatti, se non c'è una cosa abbastanza difficile, non mi ci metto più tanto, perché ormai ne ho passate tante che mi sembra tutto abbastanza scontato. Beh, indubbiamente un po' come i grandi artisti, anche nel campo della musica, uguale. Quando c'è un grande musicista e chiede di fare il chiardino di Beethoven, te lo fa per farti un favore, ma lui preferisce fare altre cose più importanti. No, le difficoltà ti aiutano a progredire, sicuramente. Questo lo sapete. Senti, l'ultima domanda. Dimmi. Allora, io ti ho chiesto un po' i progetti per il futuro.
Tu hai in mente di fare qualche tua personale in qualche parte un po' importante? Lo so, adesso... Che tu hai visto che sei stato a Cesena ultimamente? Sono stato a Cesena, sono stato a Cento, però adesso faremo qualcosa anche qua, sicuramente ci metteremo d'accordo tra di noi e se riesco qualche altra cosa, qualche manifestazione, ma sicuramente faccio tutto il mese di luglio comunque a Montese, la galleria del paese che c'è, mi hanno offerto questa galleria, l'opportunità di farla, la faccio. È una cosa intelligente anche perché Montese è un punto di ferie, se vogliamo, sì, di vacanza. Infatti, fatta in luglio, agosto, è fondamentale. Ci sono molte persone. Va bene. Allora, i tuoi corsi per il 2015-16, dico bene? Il 2015 vanno sempre, lo sai sempre alla fine quando ci sono le iscrizioni, quanta gente c'è o non c'è, però sono molti anni che ad esempio qui al dopolavoro ferroviario la gente che richiede l'iscrizione è aumentata, ho sempre molta gente, anzi delle volte faccio un po' fatica perché in un corso ci starebbero al massimo 8-9 persone, io ne ho anche 11, 12, 13, però quando le cose vanno così bene, l'entusiasmo c'è, io continuo, mi hanno dato dei corsi nuovi ancora per altre giornate diverse dalle solite e quindi lo sviluppo sempre di più, poi ogni annata ha i suoi alti e bassi. La ragione per la quale uno si iscrive al corso è perché hanno un amore per l'arte o hanno anche qualcosa da comunicare? Dunque sono tutte e due le cose, perché sicuramente sono appassionati d'arte, comunque persone che frequentano ambienti artistici, quindi persone che vanno a vedere mostre, che vanno a visitare musei e quindi conoscono pittori famosi, la nostra arte. Coloro che si avvicina al mondo dell'arte e hanno il piacere di fare anche un corso per migliorare, si avvicinano per l'amore dell'arte in sé oppure anche perché vogliono comunicare qualcosa con un linguaggio diverso? Sono tutte e due le stesse cose messe insieme, perché comunque sono appassionati d'arte e sono persone che comunque frequentano ambienti artistici, frequentano sale d'arte, musei, vanno a vedere le mostre che comunque in Italia è ricco e pieno e poi visitano città, quindi persone comunque appassionate che comunque hanno un qualcosa dentro di loro che debbono comunicare, debbono dire qualcosa e non riuscendoci probabilmente con la parola sia orale che scritta e si devono esprimere in una maniera figurativa, di conseguenza sono più portati a disegnare e a esprimersi col disegno, la pittura in generale, però sono comunque appassionati che poi con il lungo andare, col tempo, possono anche risultare degli elementi importanti per proseguire, per avere comunque un successo anche a livello artistico, personale, perché ci sono io ho degli allievi che effettivamente ce ne sono alcuni che sono veramente in gamba e fanno delle opere di un livello per me molto buono. Poi è chiaro che l'arte è soggettiva, molti possono dire che sono autodidatti o che hanno fatto solo scuole come le nostre, così che sono un po' di base, ma però ci sono dei lavori che sono effettivamente molto, molto validi. E c'è della gente che comunque riesce a introdursi nell'ambiente, fare che mostre, spero che altri verranno anche qua perché si sono trovati molto bene, quindi il posto ne vale, molto bello, voi siete stati comunque molto alla mano, siete stati molto pratici, quindi ci avete aiutato. Il nostro lavoro. Esatto. Ma ti chiedo una cosa un po' personale, tu dai molto anche di te stesso ai tuoi allievi oppure cerchi di catturare la loro capacità pittorica e esaltarla? No, dunque io sicuramente cerco di trasmettere il più possibile ai miei ragazzi perché è una cosa che mi viene naturale, dicono che riesco a trasmettere bene, si vede che comunque qualcosa dentro di me c'è, perché io gli voglio dare quello che ho imparato in tutti questi anni, quello che ho anche dentro, però devo anche essere sincero che anche guardando loro, quando lavorano e quello che fanno, molte volte tante cose le capisco io da loro, cioè ho imparato certe cose che non avrei mai pensato anche guardando delle persone che non era la prima volta che disegnavano, sembra così, ma è come quando sono andato in accademia, che sì, avevo un gran bravo professore che è il professor Contini, però tante volte ho appreso tante cose nuove dai ragazzi che erano di fianco a me. Indubbiamente penso che una delle caratteristiche essenziali dell'arte che chiunque può dare una piccola o grande
informazione o cioè, anche un'idea. Un'idea, un input, senz'altro, perché ognuno di noi, sono convinto, ha comunque qualcosa da comunicare, ha qualcosa di particolare da dare agli altri. E la difficoltà sta nel capire quel qualcosa che cos'è. Senti, noi siamo curiosi però di vedere anche una tua mostra. Io ti invito, appena hai questa opportunità, di fartelo sapere, perché vorremmo anche una puntata mirata. Faremo qualcosa sicuramente. Tanto siamo partiti bene. Siamo partiti bene. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi, grazie. Un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli, Ciao Radio, AIC Bologna e Art Journal. Pensa al futuro. Non rinunciare ad un sano sorriso. Studio odontoiatrico Dottor Roberto Vallone, in via Mengoli 31, Bologna. Telefono 051 34 72 69.